Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Merano e sono qui per il Merano Inverno Slow. 3 giorni di attività sportive e di relax e cibo qui a Merano sotto la neve, perché siamo arrivati e nevica, quindi speriamo in realtà di riuscire a fare un po' tutto. Siamo appena arrivati in camera e ve la faccio vedere perché è bellissima. Siamo all'Hotel Flora di Merano e questa... Chi è quella? Chi è questa gattina? Questa è la stanza. Guardate che bellezza. Luna piano lì, dopo tu se ti tiro fuori la ciotola. Questo è il bagno, che è bellissimo. E la cosa ancora più bella è che questa stanza è comunicante attraverso questo corridoio con... Sei nuda? Yeah. La stanza della Vale! Yeah. Perché non hai acceso neanche una luce? Io ho acceso tutto. Che è uguale alla mia... Quindi ovviamente Vale, cioè noi dormiamo insieme, spero, perché io di là mi annoio, no, da sola. Grazie, cioè. Per favore. Oh ragazzi, i welcome kit che ci piacciono. Allora, mi hanno fatto trovare in stanza questo sacchettino con un sacco di prelibatezze, tra cui questi muesli bio, fiocchi di cereale, vabbè, hanno glutine, uva sultanina, fette di mela con succo di mirtillo, cranberries, frutti di bosco, mandorle, semi di girasole, mele, miele, cioè pazzesco. Poi questa è frutta essiccata mista, ingredienti pere, cache, prugne e fragole. Poi c'è il miele. Voi sapete che io cerco di ridurre o comunque limitare il consumo di dolcificanti o zuccheri chimici, quindi assolutamente il miele più naturale di così non esiste. Poi bagno o sauna alle erbe, cioè non è un tè? Che è un tè, no? Lasciare in infusione per 15 minuti in acqua ben calda dopo versare nella vasca da bagno. Cacchio ragazzi, ma io non ho la vasca da bagno. Oh. Uva spina verde, no vabbè, incredibile. Cioè guardate, ci sono i pezzettini dentro, non so se riesco a farveli vedere. Qui è bellissimo perché tutto è del territorio, cioè vedete, tipo frutta secca dell'Alto Adige, della Val Venosta, anche questi dell'Alto Adige, cioè qui sono davvero davvero super attaccati al territorio e io la trovo una cosa bellissima. Arrivati e si pranza. Dopo pranzo siamo venuti alle Terme di Merano, che hanno appena ristrutturato, però prima di andare giù nelle piscine faremo un trattamento. Un trattamento. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Mi era mancato fare il vlog, ragazzi. Pronte per farci trattare? Che praticamente è un letto ad acqua richiudibile. Stai dentro in immersione a 37 gradi per una quindicina di minuti. Quindi faccio paninetto? Esatto. Oh, diciamo, divento un panino. Silvi al cartoccio. Silvi al cartoccio. Fantastico. Là. Oh, ok, spegniamo. Una mummia. In alcuni prodotti c'è la mela, in altri c'è l'uva, poi c'è l'olivello spinoso, la stella alpina. Mi sto preparando per andare a cena, ma prima vi voglio spiegare il motivo per cui mi trovo qui a Merano questo weekend. Nel mio ultimo vlog ho iniziato a parlarvi un po' del mio lavoro, il che mi ha reso davvero felice perché io ho sempre condiviso tutto con voi. Ad esempio ho condiviso tutto il mio percorso universitario, eccetera. Mentre da settembre, come sapete, ho iniziato a fare questo come lavoro full time e non condividerlo con voi non mi piaceva. Era qualcosa che covavo dentro, che non mi faceva stare bene, perché a me piace parlarvi di quello che faccio, delle mie esperienze, e tagliare fuori una gran parte della mia vita non mi faceva stare bene. Quindi forse anche quello è stato un po' il mio momento di crisi, e infatti da quando ho iniziato a parlarvene apertamente mi sento molto meglio. Quindi io nel mio ultimo vlog vi ho un po' fatto vedere quello che è il lavoro che svolgo un po' dietro le quinte, parlandovi anche di un continuo scambio di mail con varie entità, diverse aziende. E quello che vedrete adesso in questo video, diciamo che è il risultato di quel continuo scambio di mail di cui vi ho parlato. Diciamo che nel tempo si sono create diverse tipologie di influencer, si possono identificare i fashion blogger, i fitness blogger, food blogger, travel blogger, beauty blogger, eccetera. Questi per me sono i più famosi, diciamo. E
in questi anni io ho sempre notato che ognuno faceva il suo. Uno era fitness, doveva solo fare fitness, uno era beauty, faceva solo beauty. Però sempre di più sto notando invece che questi settori si possono mischiare. Io sono dell'opinione che le persone sono un po' poliedriche. Io come Silvia sono a volte fitness, a volte food, a volte beauty, non sono fashion. A volte sono travel perché sono una persona con diversi e vari interessi. Sto notando che anche gli influencer che prima erano monotematici si stanno un po' spostando su diversi settori perché bene o male questi altri settori possono essere ricollegati a loro. Ad esempio, voi mi avete visto lavorare con aziende di beauty, perché comunque il beauty e il fitness vanno anche di pari passo. Il make-up che dura durante l'allenamento, perché no? E adesso, sempre di più in realtà, sto lavorando con aziende di travel, perché a me piace viaggiare, ma soprattutto perché viaggiando è possibile fare attività sportiva. Ed è un po' questo quello che voglio unire. Il fatto di fare dei viaggi dove ovviamente visiti, vedi le città, ma comunque in chiave active. E niente, questo è il motivo per cui mi trovo qui. Ho deciso di condividerlo con voi perché sì, può sembrare una vacanza, però non lo è, è lavoro. Sono in un bellissimo posto, assolutamente, mi diverto, faccio di tutto, però comunque il mio scopo è quello di dare visibilità a questo fantastico posto. E per me questo è lavoro. Wow! Questa sera Wine Tasting Experience. Con cibi di vino da assaggiare. Voi siete una copiata. Allora, vediamo. Sì, onestamente per me serve. Praticamente adesso durante la degustazione ci sto facendo assaggiare i diversi vini abbinati ai piatti. Quindi ad esempio questo vino che è delle schiava. Abbinato allo speck ha assunto un gusto totalmente diverso. Picco. Allora, praticamente la consistenza del vino, no? Sì. Anche la parte del grado alcolico. No? Allora, più acchi ci sono, cioè non più acchi, più stretti sì, sono, più stretti, più lenti, no? Più consistente anche la lentezza, vero, cioè sì. più sostanza c'è nel vino, no? Allora vuol dire che è un vino, se tu ti guardi questi archetti, già inizi, senti il palato, no? Più Allora praticamente abbiamo prima aperto questo che ha un piccolo difetto, esatto. Invece questo è perfetto e stiamo anche noi cercando di trovare questo piccolo difetto perché siamo un po' confuse noi. No, va bene entrambi. Ditemi un po' date vita al pane nero? No, no. Dico due, ma se una persona guadagna bene, sono esatto. Belli, possono farlo. Ma qual è il tuo problema di cambiare? Buongiorno, siamo scese a colazione, ore 7:15, perché i pancake, non ci posso credere. Che bello, perché alle 9 dobbiamo essere pronti, quindi colazione. Oh. Siamo alle solite. Ciao. Ah, Vale. Io sono già a fine colazione. Buon appetito, buongiorno. Mela, Mela, sorridi, sorridi, dai su, dai dammi di più Mela, Mela, e tu Speck, saluta, saluta. Buongiorno, allora siamo venuti su a Merano 2000, che è dove c'è l'impianto sciistico di Merano, e oggi ha smesso di nevicare, quindi ci possiamo godere la montagna. Comunque ragazzi, in questo mio viaggio non sono sola, sono con Ciao. La Vale, Manuela, ciao. E Valentina. Ehi, ciao. E adesso partiamo per Ciaspolare. Madre Natura mi ha dato un dono che è il naso lungo e io lo utilizzo. No. No, vabbè, ragazzi. Se non sono matti non li vogliamo. Cioè, aspetta che metto italiano. No. Ciaspolare. Pallido e assorto. Ma comunque come frase direi che è molto poetica. Allora, ha scritto ciao spalare. Gasbalè. Ogni tanto non funziona.
Pranzo in baita, uova, speck e patate. Questo è il Kaiser Marmer. E praticamente è un pancake. Ah, è una crepe spessa poi tutta tagliata. Che figo, bellissimo. Siamo nella cabina VIP dell'impianto di risalita di Merano 2000 e a parte le sedute di pelle ci hanno portato frutta e champagne. Fragole e spumante ad alta quota. Dopo il giro di nuovo via VIP, siamo venuti a visitare un mulino e adesso stiamo entrando nello shop che si chiama Farinarium. Allora, a me sinceramente fa paura questa cosa, ma mi hanno assicurato che ci sono cose senza glutine. Buongiorno. Buongiorno. Senza glutine. Questo fanno tutto loro. Vediamo, preparati. Amido di mais, farina di riso, farina di grano saraceno, fibre. Sono preparati, però sono... Sai che solitamente sono pieni di schifezze? Oh, ragazzi, questo, il grano saraceno, così è buonissimo, davvero. Io l'amaranto non so proprio bene come cucinarlo, mi sembra una pappina. Questa farina di carrube mi dicono che è tipo sa di cacao. E comunque questa farina di carrube ha una tabella nutrizionale stranissima. Cioè, praticamente 91 grammi di fibre, 1 grammo di carboidrati. Scusa Vale, come fa a essere così? Non tornano i conti. Ecco ragazzi, quindi sempre attenti quando leggete le etichette, perché come in questo caso a volte non tornano i conti. E ci hanno preparato l'aperitivo. Questo è pane senza glutine. Pane senza glutine e anche il salame e lo specco messo su una piastrella che non può essere contaminata. Grazie. Buongiorno. Allora, questa mattina siamo in direzione palestra. Vi spiego. Praticamente il giorno in cui siamo arrivati qua a Merano è incominciato a nevicare e ha fatto nel giro di un giorno 1,5 metri di neve. Dovete sapere che qui a Merano non nevicava così da anni. Me l'hanno confermato delle ragazze che ho incontrato ieri sera a cena. Grazie per essere venute a salutarmi. Ma soprattutto dovete sapere che i giorni di sole a Merano sono circa 250 su 365. Secondo voi io che giorni ho beccato? I giorni della neve e del bigiume. Quindi la neve ha causato delle problematiche, soprattutto a livello di attività all'aperto. Ieri siamo riusciti a andare su a ciaspolare, però in realtà alcuni di noi dovevano andare a fare snow o sciare, altri dovevano ciaspolare, eccetera, e oggi avremmo dovuto fare una delle passeggiate che si possono compiere intorno a Milano. Il problema è che causa neve queste attività sono infattibili. Quindi gli organizzatori, poveracci, hanno dovuto cambiare i programmi. Allora io e la Vale abbiamo deciso di andare verso le 9 in palestra e poi incontrare gli altri verso le 10:30-11, che poi è l'orario in cui si incontrano. Solo che io sono un'iperattiva, io alle 7 ero così già sveglia e dicevo dai, facciamo qualcosa. E pensare di aspettare qui in camera fino alle 10:30, no. Quindi ora andiamo in palestra. Ciao a tutti e benvenuti nella parte di allenamento di questo video. Ho pensato di fare un piccolissimo voice over per spiegarvi cosa sto facendo in questo workout. Essenzialmente questo è un circuito eseguito secondo il metodo AMRAP, cioè nell'arco di tempo di, in questo caso, 3 minuti eseguo tanti giri quanto possibile del circuito che sarà disegnato per me. Solitamente il numero di ripetizioni per esercizio da ripetere a circuito continuamente sono fisse, ma in questo caso Sara mi ha voluto far fare un piramidale, quindi ho iniziato il primo giro facendo una ripetizione per esercizio, al secondo giro ne ho fatte 2 per esercizio, al terzo giro 3 e così via, fino a che non ho finito i 3 minuti. Io sono arrivata a farne 4 più o meno, devo dire che in 3 minuti può sembrare poco, ma è davvero devastante. Questo è un circuito che ho eseguito 2 volte insieme a un altro circuito con diversi esercizi che però non ho filmato. E basta, ora possiamo proseguire con il video. 3 minuti di esercizio. Nel mio ultimo vlog mi avete chiesto una specie di body update. Allora diciamo che da quando ho smesso di mangiare la zucca sono un po' tornati gli addominali. Upper. Sempre bello perché è una cosa che è mia di caratteristica, avere l'upper abbastanza muscoloso. Il lower, devo dire che mi vedo un po' le gambe gonfie. Culotte e cheval, ragazzi, ci sono ancora, sempre e comunque. E si vedono, magari non con questi leggings, però senza leggings è tutta un'altra storia.
non mi lamento, riesco a fare burpees, salti, cose del genere, quindi sono felice. Ore 11 e un quarto, ci siamo già allenate, docciate e ora stiamo raggiungendo gli altri perché sono pallida come un cadavere. Perché questa è la luce, ottimo. E ora stiamo raggiungendo gli altri che stanno facendo una delle passeggiate intorno a Merano, la passeggiata Tappe in Air. E su per la montagna andiamo. Guardate che spettacolo! Mettono queste palline con il cibo per gli uccellini e ci vanno a mangiare! Spettacolo! Non l'ho mai visto. Dopo la passeggiata siamo andati a pranzo al bistrò delle terme e adesso valigie pronte, Luna nel trasportino. Noi siamo pronti a partire e tornare a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto vedere un po' Merano e quello che ha da offrire, nonostante purtroppo il tempo ha perso. E se così è stato, lasciate un mi piace, iscriviti al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!